Salve, il film di questo mese è la commedia Quo Vado, un film dell'anno di 2016 dal regista Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Il film è stato girato in tante località dell'Italia nell'anno di 2015, durante l'estate. Queste località sono state Puglia, Sardegna, Calabria, Lampedusa, Val di Susa e anche all'estero, in Norvegia e Polo Nord, una delle location principali. Quo Vado non è solo un film ironico e divertente, ma anche una parodia alle tipiche fragilità dell'italiano medio, come l'educazione e la civiltà. All'estero, per esempio, il protagonista del film imparerà a non suonare il clacson ai semafori e a rispettare la fila negli uffici. Già riguardo alla pigrizia, non sa e non vuole muoversi al di fuori del suo habitat. Però il film lo spinge a questo. E per l'attaccamento materno, Checco è il principale, è il protagonista che vive ancora a casa con i genitori. Ha una mamma che gli prepara la quaglia, che è un piccolo uccello che con la carne molto morbida, delicata e saporita. E stira anche le sue camicie. In altro ha anche una fidanzata che esaudisce ogni suo piccolo desiderio. Il film fa pure figurare una bonaria denuncia al lavoro dell'Italia, il famoso posto fisso. Il posto fisso è reale, il posto fisso è sacro e chi lo ha non lo lascia scappare, così come ci fa vedere Checco, il protagonista. La sua fedeltà rimane tale anche quando la riforma della pubblica amministrazione lo pone di fronte a una difficile scelta: abbandonare il posto fisso in cambio di una notevole somma in denaro o trasferirsi lontano da casa. E Checco non rinuncia a quella che da sempre è stata l'aspirazione della sua vita, accettando con entusiasmo di spostarsi per l'Italia e per il mondo, giungendo fino ai freddi glaciali del Polo Nord. Il posto fisso significa essere portatore di tutela sindacale, di stipendio salvaguardato e di assicurazione medica. È un ruolo di eccellenza, di invidia di tanti altri. Il film racchiude oltre temi come le famiglie allargate. Un esempio è quella della bella Valeria, fidanzata di Checco nel film. Poi l'impegno civile e burocratico e anche la multiculturalità, tutto sostenuto da un ritmo sempre crescente insieme ad un protagonista che con le sue smorfie e le sue battute si fa voler bene. Poi un'altra cosa da dire è la colonna sonora. È compresa dalla irresistibile canzone La Prima Repubblica, scritta da Adriano Celentano e interpretata dallo stesso Checco nel film. Una curiosità è che Quo Vado è il quarto lungometraggio dell'attore Checco Zalone, il comico più amato dal pubblico italiano. Non hai sentito male? È esattamente così. Checco Zalone interpreta Checco Zalone, il protagonista dall'innocente ignoranza. Checco Zalone è lo pseudonimo di Luca Pasquale Medici,
Nato a Capurso, un paesino vicino alla periferia a sud di Bari. Ma non è che per caso ti stai domandando come mai questo film ha il titolo Quo Vado? Cosa significa Quo Vado? Allora, la scelta sarcastica del nome richiama ironicamente la celebre locuzione latina Quo Vadis. E non so se sai, c'è anche un film con questo nome, Quo Vadis. E Quo Vadis è una locuzione latina riportata in un libro apocrifo in cui viene raccontato l'incontro tra San Pietro e Gesù durante la persecuzione dei cristiani ordinata da Nerone. In quel frangente, Gesù, fuggendo da Roma, incontra San Pietro che gli chiede Quo vadis, Domine? Che significa in italiano Signore, dove vai? Allora, io ti auguro una buona veduta, buon divertimento e ci vediamo alla prossima!